In queste ultime settimane siamo stati chiamati in causa più volte come conseguenza dell'azione politica che si è avviata nel capoluogo Tralatina Bene Comune e il Partito Democratico. Ci teniamo a sottolineare alcuni aspetti che possono chiarire e far comprendere meglio il punto di vista di SBC in tutta questa vicenda politico-amministrativa. Mette ordine nelle dinamiche che potrebbero portare il proprio gruppo consiliare a sostenere la maggioranza guidata da Sergio Di Raimo e il Movimento Civico, che in una nota spiega come Latino sia diversa da Sezze, una realtà e un percorso politico differente. Quello avviato tra LBC e PD a Sezze non è mai nemmeno iniziato. Sono i fatti a chiarirlo, prosegue la nota, perché non ci risulta nessun comunicato ufficiale del PD che esprima l'intenzione di avviare un dialogo con noi. Poi proseguono i vertici di SBC. La maggioranza consiliare di Sezze non è un monocolore del Partito Democratico e, come più volte espresso, esistono cartelli elettorali con cui lo stesso partito deve fare i conti al suo interno. Sarebbe proprio a causa di questa situazione, considerata estremamente frammentata ed eterogenea, che un matrimonio potrebbe non realizzarsi tra le due forze politiche separate tra i banchi del Consiglio Comunale di Sezze. La stessa frammentazione, inoltre, non farebbe comprendere quale sia l'idea di città che la maggioranza ha in mente e questo dettaglio non da poco renderebbe irrealizzabile qualsiasi tipo di accordo. Acqua Latina e l'amministrazione comunale di Norma sono al lavoro sinergicamente per l'ammodernamento della rete idrica comunale. I lavori richiederanno 200.000 euro di investimento con l'obiettivo di recuperare oltre il 30% della risorsa idrica. Nel mese di agosto i lavori hanno interessato via Capo dell'Acqua, dove sono state sostituite le condotte più ammalorate per poi allacciarvi le utenze della zona. Attualmente si stanno svolgendo vari interventi puntuali distribuiti sul territorio comunale, per la posa di manufatti e strumentazione di misura utili a monitorare lo stato della rete idrica. Si interverrà su via delle svolte con i lavori di installazione e attivazione di una nuova condotta distributrice e, anche in questo caso, gli allacci delle utenze sulla stessa. Tutti questi interventi potranno comportare qualche temporanea limitazione o disagio alla circolazione di veicoli e persone, sia per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sia per attendere i tempi necessari prima del ripristino del manto stradale sulle strade dove si interviene. Sarà cura di Acqua Latina e del comune informare tempestivamente l'utenza sulle momentanee interruzioni del flusso idrico necessarie nelle fasi di installazione delle strumentazioni e di attivazione delle nuove reti realizzate. Il sindaco, Gianfranco Tessitori, ha considerato fondamentali le nuove opere di ammodernamento della rete idrica. È stato presentato venerdì scorso, all'interno degli spazi messi a disposizione dall'Hotel La Pace a Segni, il progetto che concorrerà al bando regionale Città della Cultura 2020. La montagna dei sensi, intesa sia come significati che come percezioni fisiche, è il presupposto che ha dato vita al progetto realizzato dall'architetto Emanuela Todini, i cui dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza cui hanno preso parte gli stessi progettisti, la Compagnia dei Lepini e diversi amministratori dei 20 comuni che hanno aderito al progetto, capeggiati in questa occasione da quello di Segni. Le comunità dei Lepini, si legge nella sintesi del progetto, da sempre vivono in forte simbiosi con la montagna e ne costituiscono l'anima pulsante. Sono un sistema in perfetto equilibrio con la natura dei luoghi, la storia dei centri, la tradizione dei riti, l'identità univoca. È il sistema che pensa. Percorsi, manifestazioni all'insegna della biodiversità, del paesaggio, della tradizione e festival all'insegna dei cinque sensi sono le basi portanti di un progetto particolarmente articolato che farà leva anche su un piano della comunicazione integrata e multicanale. Nella gremita Aula Magna del Liceo Scientifico Leon Battista Alberti di Minturno si è tenuto sabato 12 ottobre il convegno La Comunicazione in Sanità, organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, presenti in sala oltre a medici e giornalisti, gli attenti ragazzi dell'istituto che da quest'anno sono entrati a pieno titolo nel corso Liceo a Curvatura Biomedica, un percorso formativo che prevede la collaborazione dei licei con l'Ordine dei Medici di Latina nel fornire agli studenti, dal terzo anno fino al diploma, le conoscenze dell'arte medica, con lezioni teorico-pratiche e verifiche. L'incontro ha acceso i riflettori sulla comunicazione, analizzandone i vari aspetti a cominciare da quella fra professionisti, come comunicano i medici fra loro e soprattutto come comunicano con il paziente o con i familiari.
in esame anche i media e l'informazione medica, in cronaca sulla carta stampata e nelle rubriche radiofoniche e televisive. Interessante anche l'aspetto istituzionale, legato alla comunicazione sanitaria nel territorio a tutela della salute pubblica. Prossimo appuntamento, con il piano di formazione continua dei medici della Regione Lazio, sabato 26 ottobre, con il convegno La responsabilità medica. L'incontro si terrà nella sala conferenze dell'Ordine dei Medici a Latina. Si è tenuta nei giorni scorsi l'esercitazione di protezione civile IGEX 2019 nei comuni di Sermoneta e di Roccasecca dei Volsci, promossa ed organizzata dall'Associazione di Ingegneri Volontari, in collaborazione con gli stessi comuni, le associazioni di volontariato di Sermoneta, Roccasecca e la Regione Lazio. Si è simulato un evento sismico a seguito del quale i comuni hanno richiesto alla sala operativa regionale il supporto per la verifica di agibilità degli edifici pubblici. I comuni, seguendo le indicazioni dei rispettivi piani di emergenza, hanno aperto il centro operativo comunale e attivato la funzione censimento dei danni. Le squadre di ingegneri, supportati dai volontari della protezione civile locale, che conoscono il loro territorio, hanno raggiunto velocemente gli edifici da verificare. A Roccasecca, inoltre, le squadre hanno partecipato anche alla prova di evacuazione delle scuole primarie. La radio, che ha consentito alle squadre di rimanere costantemente in contatto con il loro coordinatore, e i droni utilizzati per visionare gli edifici anche dall'alto o all'interno senza accedere all'edificio stesso, sono gli strumenti di cui AIBEM si è dotata per individuare ed analizzare i danni, riducendo così il rischio al quale sono esposte le squadre di volontari durante i sopralluoghi. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Cesare Chiominto e la Biblioteca Comunale di Coriello Filippa Crocca, con il patrocinio del Comune, aderiscono al progetto Io Leggo Perché, la più grande campagna italiana di promozione della lettura attraverso la raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, ideata dall'Associazione Italiana Editori. Dal 19 al 27 ottobre, presso le librerie Voland e Anacleto di Cisterna di Latina, sarà possibile acquistare libri per bambini e ragazzi, anche su consiglio dei messaggeri, che andranno ad arricchire il patrimonio librario dei plessi del territorio comunale. Al termine di questa quarta edizione, anche gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva. Per l'occasione, Anacleto e Voland propongono, all'interno delle proprie librerie, interessanti attività gratuite rivolte a bambini e ragazzi. Una preziosa vittoria in trasferta per la benacquista Assicurazioni Latina Basket che, nella seconda giornata del campionato di Serie A2, supera a domicilio la formazione del Gevi Napoli con il risultato finale di 80-85 di fronte a un caloroso pubblico di casa e a una decina di tifosi nerazzurri arrivati al Pala Barbuto per sostenere a gran voce capitano Raucci e compagni. Una gara che ha visto i nerazzurri partire molto bene, gestire il gioco e riuscire ad andare al riposo lungo in vantaggio. Il terzo quarto è stato caratterizzato da fasi alterne, in cui Latina è riuscita prima a guadagnare il vantaggio in doppia cifra, poi ha subito la reazione dei padroni di casa, capaci di piazzare un parziale di 15-0, ma è stata altrettanto caparbia nel mantenere alto il livello di concentrazione, che le ha permesso di rimanere in partita. L'ultima frazione è stata giocata sul filo dell'equilibrio, ma la benacquista ha avuto la freddezza e il merito di conquistare il successo grazie a un buon gioco di squadra. Sabaudia inizia a raccogliere i primi frutti del duro allenamento che la vede impegnata dal 26 agosto. Questa volta è stata chiamata a confrontarsi con la squadra continua la Romana di Genzano, neopromossa in Serie B. Il test del palo Antonio Vitaletti conferma il trend di crescita della formazione guidata da Sandro Passero. È stato un cammino lungo, ma già da ora si iniziano ad intravedere le potenzialità di una squadra che è stata appositamente costruita per ben figurare nel campionato di Serie A3. Il sodalizio pontino inoltre può contare sulla definitiva entrata in servizio dello schiacciatore Alessandro Graziani, che tante noie ha dato al Sabaudia quando giocava l'anno scorso sotto i colori della rivale Gibanfano. Oltre a Graziani sono tante le personalità che si sono evidenziate nel corso di questo allenamento congiunto, in cui Sandro Passaro ha avuto l'occasione di sperimentare diverse combinazioni di giocatori e situazioni di gioco.
Interrogato a proposito, il tecnico ha tracciato un primo bilancio della stagione preparatoria del campionato, commentando come il carico di lavoro sia stato molto importante, la stanchezza ci sta, ma è fondamentale avere la capacità di convivere con le difficoltà che possono presentarsi. Si inaugura venerdì 18 ottobre alle 17 al Museo Archeologico di Sezze la mostra Sintonie. La rassegna riunisce le opere di 10 pittori setini in dialogo con quelle dei maestri dell'arte contemporanea. A legarli il filo della ricerca che ha come denominatore comune in segno, il colore, la materia. La mostra va letta passando liberamente da un autore all'altro. La Sala del Mosaico ospita le opere di pittori setini, differenti per generazioni e scelte espressive. Ogni artista invitato alla rassegna ha sintetizzato con un'opera degli ultimi anni il proprio lavoro di ricerca. Si inizia con una tela di Tommaso Brusca e un disegno di Maria Giuseppina Campagna e si continua con i lavori di Luigi Macattelli, Cristian Cardarello, Silvio Frainetti, Raffaella Gentile, Sergio Mancini, Walter Marchetti, Alessandra Montesi, Claudio Pupatelli, Mario Casciotti, Vittoria Lara Tomei, mentre altri artisti esporranno nella Sala Ercole.